50 e 54 per il program component. Non è più possibile parlare. No. Ma hai visto il pubblico che aveva le bende? Guardali. Guardali come loro. Divertentissimo anche questo. Nathalie Péchalas, Fabien Boussat, i francesi, sarà difficilissimo presentarveli. Ve li lasciamo godere. Anche loro sono la coppia allenata da Pasquale Camerlengo e Angelica Krylova. E anche qui un genere completamente diverso per questa loro danza sui tema egiziano, che ha anche dell'hip hop dentro, quindi Pasquale Camerlengo ha anticipato i tempi. Thank you.
adesso invece c'è un grande abbraccio tra Angelica Kirilova e Pasquale Camerlengo, perché Natalì Pesciolà e Fabià Bursà che ricevono l'applauso non solo del pubblico tra virgolette diciamo normale, ma anche di grandi campioni del passato. E qui è una festa, è un'emozione, c'è il pubblico in piedi, è tutto un tributo di bandiere per Natalì Pesciolà e Fabià Bursà. Tutta la federazione francese. È il loro momento. E ora voi, ora si può parlare perché... Guarda. A me è piaciuto tantissimo anche questo, sì. Veramente altro genere ancora, qui c'era ritmo, c'era ballo, c'era dinamicità, c'era anche acrobazia, perché alcuni passaggi erano veramente acrobatici, difficili. Poi io avevo uno spettacolo nello spettacolo che era Kurt Browning che ballava qua sotto insieme a loro in pista. Sì, anche se però speravano, come giustamente commentatori canadesi, speravano in qualche piccolo errore, però che non ci sono stati. Sono molto competenti, come giusto che si apprezzano molto il bel pattinaggio, li ho visti divertirsi anche con questa coppia. Anche qui abbiamo sofferto un attimo. Mamma sui mia. Diesel. C'è stato un momento in cui sembrava perdessero l'unisono, poi però alla fine l'hanno recuperato. E... veramente è un programma che piace, continua a piacere. All'inizio della stagione forse non convinceva così tanto perché è una scelta musicale particolare, strana, un tema particolare così egiziano, non è solito tra i programmi presentati. No, particolarissimo, sì. Sicuramente. Sai cos'è, no? Anche? Sì, che questi programmi così, che richiedono così tanta energia, o tu sei in straforma e riesci a renderli veramente al massimo, o se sei un pochino sottotono perdono tutto, è come se proprio si spegnessero. Guarda. L'abbraccio tra Kathleen Weaver, Natalì Pesciolà e dietro la loro allenatrice. Io penso che questa sia una scena meravigliosa, perché veramente compagni di allenamento. Sì. Guarda che stanco. Ti credo. Non mi sembra che abbia risentito del problema al naso, della frattura al naso. Natalì che ha gareggiato con questa piccola protezione. È più Fabian che ha distrutto completamente. 104-05. È assolutamente la seconda free dance che abbiamo visto fino a questo momento, per un totale che li tiene in seconda posizione dietro Meryl Davis e Charlie White. Assurdo il fatto che anche Pasquale Camerlengo e il suo staff stia iniziando a crescere così tanto, perché alla fine per il momento ne ha piazzati due.